da Osimen. Si può scegliere di non saltare e farla passare per scappare, lavorare corpo a corpo e la copertura. Posso fare 5 minuti di 6 minuti di boss partita mentre sto zitto? Senza di una parola, per favore. Lo posso fare un boss partita dove non dico niente per 5 minuti. Che secondo me è meglio. È meglio per tutti, è meglio per me, è meglio per voi, perché non posso dire tutto quello che penso, sennò veramente ci buttano via il canale, non lo so, non so che dire. Da chi vogliamo partire? Cioè, voglio essere calmo perché mi sono sfogato già nella partita. Domani vedrete la live reaction, la vedrete Zefotto, non so cosa ha fatto lui, è gol, sta pure male, quindi non so che cazzo... Quindi non so che cosa abbia fatto lui, che comunque sta mezzo male, quindi non avrà fatto chissà che. Ma Paolo Lopez sei, mamma mia Paolo Lopez, devi sparire dal calcio, devi sparire dal mondo del calcio, devi sparire dalla Roma almeno, poi vattene a fanculo a giocare da un'altra parte, devi sparire dalla Roma, preferiamo mettere questo citofono di merda, preferiamo mettere lui piuttosto che Mirante, che ha sbagliato partita con Napoli e partita con l'Atalanta all'andata. Ha sbagliato 2-3 partite, ma questo sbaglia da quando è arrivato, non azzecca una cosa. Addirittura oggi siamo arrivati proprio al colmo, alle cose della scuola calcio. Non che le altre fossero meglio, Però adesso, cioè, stiamo parlando veramente di una merda, della merda della merda. Perché metti la barriera, non è che si mette dall'altra parte, no, sul secondo palo. Lui si mette dietro la barriera, perché lì sei molto utile, no? Così quello basta che tira una cagarella sul secondo palo, come ha fatto, non ha tirato la cagarella, è stato un bel gol, ma gliel'ha regalato Paolo Lopez, perché tu non puoi fare una cosa del genere, non puoi fare una cosa del genere, ha indirizzato la partita in un modo brutto, non dico, non l'avremmo vinta comunque sta partita, però l'ha indirizzata in un modo assurdo. Il secondo gol, peggio mi sento, esce a cannone sul difensore, ma lì forse c'ha un 30% di colpa, ma il 70% è della difesa. Oh, ma che c'è, ma se famo supera veramente come Birilli, Cristante che sta a 30 km dai Mertens, non lo copre per niente. Dai, abbiamo pure il 3-0, dai, piamo pure sto 3-0, vai, piamo pure sto 3-0, imbarazzanti, non vinciamo un big match, manco se, mamma mia, non mi fa di niente che è meglio, quanto cazzo sarà la manca per sta partita, 2 minuti di merda, siamo 2-0 per loro, porco Giuda, è incredibile. Ci abbiamo un citofono in porta del 1940, ci abbiamo in porta. Non è possibile. O preferiamo mettere lui che Mirante, che ha fatto 3 cazzate. Ma è meglio un portiere a 50 anni. La Lazio si è presa Reina parametro 0, c'ha 50 anni, ma almeno para. 30 milioni sta pippa. 30 milioni. Cristante, una partita obbrobriosa, da voto da 4. Sta partita non c'ho niente da dire a Fonseca, perché l'ha interpretata nel modo che volevo, stando tutti dietro, aspettando il Napoli, e comunque te la stavi studiando la partita, stai a vedere come gioca. Non hai sbagliato a iniziare come hai fatto le altre partite, che le altre partite attaccavi e lo prendevi come ogni volta. Invece adesso ha aspettato, ha provato a studiarsi la partita, invece niente. Perché? Ci abbiamo un citofono in porta che gli regaliamo le partite insieme alla difesa di merda. Madonna mia, non ce la faccio più, raga, non ce la faccio più. Non ce la faccio più a vedere questi che esultano, cioè, ma vi rendete conto? Cioè,
ha preso il palo Pellegrini, ma non è, non vuol dire niente, perché tu poi dopo devi ripiala la partita. Però c'è da dire che porco due, senza quelle merda di Paolo Lopez la partita non sarebbe andata in questo modo. Mi ci gioco le palle, mi ci gioco le palle, non sarebbe mai andata in questo modo sta partita. È un lavoro di Gattuso, secondo me. Mentale. Niente, è finita, basta, è finita, basta. Fischia sta fine, ecco, bravo, vaffanculo. Basta, basta.